Marchese. Proviamo a chiamare Marco, vediamo se ci sente. Pronto Marco, ci senti? Presente. Perfetto, Marco arriva anche con il video. Come stai Marco, tutto bene? Solo un istante perché devo togliere il ritorno. Sì, vai tranquillo, non ti preoccupare. Eccoci qua, fatto. Adesso tolto, quindi... perfetto. Perfetto. Come stai Marco, tutto bene? Benissimo, grazie. Tu come stai? Tutto bene, un po' affamato a quest'ora, come sempre succede, però diciamo tu sei quello che mi consente di non perdere la linea, ecco, diciamo così. Certo. No, a parte gli scherzi, Marco, noi stiamo vivendo, diciamo, una fase sperimentale di questa Web TV. Allora, io volevo chiederti un pochino, fare una conversazione con te di una decina di minuti, per poi lasciarti la linea e darci le notizie, visto che abbiamo questo tempo in più, e darci le notizie sempre dalla Calabria e per quanto riguarda l'iniziativa politica dell'Associazione Calabria Radicale. Tra l'altro, complimenti perché ho visto che avete rinnovato la veste grafica del sito, quindi per chi ci sta ascoltando consiglio a tutti di andare a visitare il sito www.calabriaradicale.it, giusto? Esatto, www.calabriaradicale.it, nuova grafica, nuove funzioni, è cambiato praticamente tutto, in più anche con l'idea di far ruotare il banner di testata con le fotografie della nostra iniziativa. Adesso ce n'è una molto bella dove c'è Marco Pannella che manifesta una foto scattata il 25 aprile del 2009 in occasione proprio di quella bella iniziativa della marcia in fila indiana per le strade di Roma fino al Colle del Quirinale e poi scendere, quando fu presentato il libro giallo sulla Befugliana. Prima delle elezioni europee, sostanzialmente. Prima delle elezioni europee, sostanzialmente, sì, è vero. Poi, diciamo che tutta questa attività di coinvolgimento nella TV radicale ci ha fatto venire voglia anche di aprire la nostra TV di Calabria Radicale, non chiaramente come questo con trasmissione in diretta, ma faremo ruotare su questo canale televisivo che apriremo nei prossimi giorni, faremo ruotare tutti quanti quelli che sono i video di Calabria Radicale con un palinsesto che a rotazione darà la possibilità per chi avrà la mezz'ora libera, l'ora libera, di andare a seguire proprio tutti gli eventi che ci hanno visto impegnati nel corso di questo anno e mezzo di Associazione Calabria Radicale. Bene, questa è un'ottima iniziativa, però insomma ricordatevi che il mainstream deve essere TV radicale, perché se ogni associazione facesse la sua web TV, insomma l'ascolto precipiterebbe per tutti. Invece è meglio avere un unico canale con più contenuti provenienti da tutta Italia. No, assolutamente sì, noi infatti implementeremo ulteriormente e promuoveremo ulteriormente TV radicale. Il nostro resterà soltanto un canale di servizio soltanto per far ruotare quelli che sono i nostri video, perché in effetti, esatto, i nostri contenuti, ma perché abbiamo notato che su web tu magari ecco pubblichi i video, però poi dopo in quello che è il CSM, no? Cioè la funzione del blog, no? Una notizia dopo l'altra, una notizia dopo l'altra, e a primo acchito così per l'utente è un po' difficile andare a reperire i video e deve andarsi a cercare il link dove poi dopo sono ordinati, ma faremo diciamo un po' una sperimentazione. Quello che dovremmo fare magari è vedere di fare una piantina dell'Italia con i collegamenti con le varie città, così ogni volta uno che si vuol vedere il collegamento con Lecco piuttosto che con Cosenza o con Lecce o con Roma va direttamente sulla piantina. Questa è un'ottima idea. Intanto ti arrivano i complimenti dalla chat, Marco, ti fa i complimenti Antonio Borelli che scrive: Marchese mi piace perché cura i particolari, la qualità eccetera, ciao. Quindi vuol dire grazie, vuol dire che ti segue. No, io ti volevo chiedere questo, è un po' in corso nella nostra mailing list un dibattito, no, sulla forma statutaria da darsi, perché abbiamo deciso come TV Radicale di diventare un'associazione radicale telematica. Ecco, è in corso questo dibattito, diciamo che una struttura statutaria embrionale, una bozza insomma dello statuto l'abbiamo già elaborata ed è incentrata, diciamo, ricalca in grosso modo quella di Radicali Italiani, quindi è una struttura presidenzialista con dei pesi e dei contrappesi che tendono a contemperare l'eccessivo potere di un organo piuttosto che rispetto a quello di un altro. Cosa ne pensi in generale di questa struttura statutaria?
Allora, io proprio ieri, appena è arrivata, l'ho scaricata e me la sono studiata. È una, direi, un'ottima piattaforma statutaria e rispetto alla prima versione è stata fortemente semplificata, per cui mi è molto più congeniale rispetto alla, a quello che, alla prima bozza, come è normale che sia, come tutte le prime bozze, poi dopo queste qui si elaborano. L'unica osservazione che posso fare è quella che magari la parte che riguardava strettamente la Web TV, quindi la figura del direttore inserito nello statuto, l'avrei staccata, l'avrei regolamentata a parte, però poi alla fine il risultato è uguale, per cui va bene così, posto che poi ci sarà l'esame assembleare che deciderà quali punti emendare, quali punti eventualmente modificare. Comunque un'ottima base di partenza, e se approvata tout court in questo modo sarebbe un ottimo statuto per la nascente associazione del TV Radicale. Ecco, tra l'altro ricordiamo che abbiamo avuto due importanti, noi stiamo raccogliendo in mailing list anche i preannunci di iscrizione alla costituenda associazione, e proprio oggi abbiamo avuto il preannuncio di iscrizione di Giuseppe Rippa e di Alessandro Massari, entrambi hanno detto che si iscrivono. Tu ancora, tu l'hai fatto il tuo preannuncio di iscrizione pure, quindi siamo a posto, giusto? L'hai fatto anche te. Esatto. Beh, il preannuncio di Alessandro Massari l'abbiamo ascoltato proprio poco fa in diretta. Importante anche quello di Jetrip. Quindi, quello che si delinea all'orizzonte è ciò che volevamo come TV Ma io radicale. direi di dire anche tutti i nomi, diciamo, di quelli che... Scusa un attimo se ti interrompo, Certo. perché diciamo in diretta ancora quanti siamo a voler costituire l'associazione, perché molti non hanno ancora risposto all'appello. Ma Allora, oltre a me, sì. Elio De Rosa, Matteo Mainardi, Antonio Borrelli, Marco Gentili, Roberto Granese, Gianni Colacione, Donato Volpicella, Orlando Bertucci, Marco Marchese, Piero Bonanno, che è anche lui un iscritto radicale, che ha deciso di iscriversi e preannunciare la sua iscrizione per la costituenda associazione radicale telematica TV Radicale. A questi si aggiungono Giuseppe Rippa ed Alessandro Massari, quindi al momento siamo a una quota di 13 persone. Invito tutti coloro che sono nella chat a scrivere la nostra mail tvradicale.it ed eventualmente preannunciare Antonacci mi Altre dice. iscrizioni. Antonio Borrelli dice che non l'ha fatto ancora solo per problemi tecnici. Va bene, Bene, quindi ovviamente quindi può Antonacci anche essere lui una si persona in iscriverà, più. quindi siamo molti di più, solo che io voglio che venga formalizzato per iscritto e uno preannuncia la propria iscrizione, perché significa anche responsabilizzare, avere dei nomi e non parlare così di numeri a caso. Quindi al momento siamo 13-14 con Antonacci. Bene, Però Roberto, Lars, io penso che prego. l'ideale per poter fare una grande assemblea costitutiva è averne 4 volte di più. Quindi Sì. partire con un numero che varia dai 50 ai 60 e poi aprire immediatamente una campagna iscrizioni per garantire con la quota di iscrizione almeno il primo anno di sussistenza di TV Radicale. E poi chiaramente fra tutte queste persone. Ci sono veramente le condizioni per mettere in piedi una struttura che possa far funzionare TV Radicale tutta la settimana con spazi in diretta e quindi una quantità e una qualità di contenuti sempre migliori. Ok, intanto c'era Carlo, è perfetto, per le 16 cominciamo. Siamo un attimo, io sto con, guarda, oggi è una giornata abbastanza incasinata. Intanto è arrivata anche Camilla in chat. Marco, se sei d'accordo, io ti lascerei la linea Bene. per la trasmissione qui Calabria, condotta, intanto si è notevolmente incrementato il numero dell'audience, siamo arrivati addirittura a 14, io ne vedo un pochino di più con quelli connessi via Facebook, e ci sono gli incoraggiamenti. A te la linea, Marco, raccontaci cosa è successo in Calabria in questi giorni. Benissimo, grazie a te Roberto e ci vedremo fra mezz'ora circa per le 14. Allora incomincia qui questo spazio di qui Calabria su TV Radicale. Come preannunciato parleremo di due argomenti, il punto sulle iniziative della nostra associazione e ci sono due importanti novità.
poi parleremo della famigerata A3 Salerno-Reggio Calabria. Prima però un brevissimo aggiornamento: noi fin dalla prima puntata parlando di criminalità organizzata e di 'ndrangheta, anche su questo versante ci sono degli sviluppi importanti. In realtà gli sviluppi ci sono praticamente tutti i giorni. Abbiamo concentrato le informazioni su un'inchiesta giudiziaria importantissima chiamata Crimine, che ha portato i primi di luglio all'arresto di 304 persone, e adesso poi dopo, come era immaginabile, in un'inchiesta così complessa, così vasta, che ha in ogni caso retto il primo impatto dell'impianto accusatorio, e praticamente sono state confermate tutte le richieste di fermo da parte dei pubblici ministeri. Ci sono intercettazioni ambientali, intercettazioni telefoniche molto significative e che dimostrano l'intreccio mafia e politica. E questa settimana, come sempre, prendiamo il quotidiano Calabria Ora, che meglio segue questa vicenda, e titola nelle pagine regionali: Cosca e politica, e non soltanto in Calabria. Ecco, questa è una cosa molto importante. Il sottotitolo è: Crimini coi soldi per Ponzoni, 'Ndrina e affari alla regione Lombardia. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Allora, un ospedale, il Sant'Anna di Como, costruito su una tomba di rifiuti tossici. Qui qualcosa è passata anche sulle TV nazionali. I soldi sporchi dirottati su conti cifrati in Svizzera, che adesso rientrano grazie allo scudo fiscale. E anche questo è molto significativo. Il pastrocchio della bonifica nel quartiere milanese Santa Giulia, e anche questo è passato sulle TV nazionali. La grande corsa all'Expo, colletti bianchi che scendono a patti e pianificano la loro campagna elettorale con le 'ndrine, con le 'ndrine calabresi. Abbiamo visto quella riunione, quella riunione di boss mafiosi fatti in un centro culturale intitolato a Falcone e Borsellino, e anche questo è molto significativo. Il filone lombardo dell'indagine Crimine, prosegue Calabria Ora, è un vaso di Pandora. L'epocale operazione scattata tra Milano e Reggio Calabria lo scorso 13 luglio non è altro che la prima tappa di un'inchiesta che va avanti. C'è altro, c'è di più. C'è ad esempio l'informativa dei carabinieri della compagnia di Desio, che con il coordinamento del pubblico ministero di Monza, Salvatore Bellomo, in forza alla delega conferitogli dalla direzione distrettuale antimafia milanese, stringono il cerchio su Massimo Ponzoni. Questo Ponzoni è l'ex assessore all'ambiente della regione Lombardia, già richiamato nelle intercettazioni allegate all'indagine Star Wars, e da due faccendieri dal clan Iamonte di Merito di Portosalvo, esperti nell'occultamento di rifiuti pericolosi. E lo stesso Ponzoni è risultato alle ultime regionali primo eletto nella lista del Popolo della Libertà a Monza e Brianza, e grazie ai suoi oltre 11.000 voti ed indagato per una vicenda di tangenti sin dallo scorso mese di maggio nell'ambito di un'inchiesta connessa alla bonifica dell'area Santa Giulia. Ieri come oggi l'andrangheta è chiaramente sullo sfondo. I carabinieri del pubblico ministero Bellomo arrivano a lui puntando Saverio Moscato, parente e faccendiere di Annunzio Giuseppe Moscato, 58enne di Melito di Portosalvo e capo della locale di Desio. Quando si parla della locale significa un locale di 'ndrangheta, è un po', non è un locale, un circolo culturale, ma una vera e propria cosca mafiosa, che viene definita locale quando si insedia e presidia un territorio. E il 24 gennaio 2009 il bersaglio viaggia sulla sua BMW, nella quale è sistemata una microspia. Lo accompagna Giuseppe Sgrò, anch'egli di Melito di Portosalvo e affiliato al locale di Desio. Parlano di soldi che avrebbe intascato l'ormai ex assessore provinciale di Pavia, Rosario Perri, attenzionato dalla direzione distrettuale antimafia Meneghina per via di alcuni suoi conti in Svizzera, e di altri destinati a Ponzoni, allora assessore regionale. Dice Moscato: ci sono i soldi anche per Ponzoni e pago, quando vuole, il 10%, lui e Calderolo arriva a scoppio ritardato, questa cosa da 10 anni, che poi dopo l'intercettazione è sempre un po' difficile andare a leggere i passaggi, perché sono frammenti di conversazioni che poi saltano magari fra una conversazione fatta in un altro momento oppure fatta
fatto da un'altra parte, quindi non captata dalle microscopie. Candeloro è Pio Candeloro, altro affiliato al locale, e anch'egli presente nell'ormai celebre summit del Circolo Falcone e Borsellino. Continua lo Stato. Ora Ponzoni che deve venire. Ora sto studiando com'è il discorso della fiera. Lì c'è un macello e devo entrare. Già sto lavorando con il catering. In un modo o nell'altro deve entrare. Un paese solo insomma. Mettiamo dentro 50 persone, anche soltanto per scopare, soltanto per pulire, insomma, e poi continuano con tutto quanto un'altra serie di intercettazioni. Quello che emerge è un quadro veramente poco edificante, quello che emerge è l'ennesima dimostrazione che l'andrangheta calabrese ormai è infiltrata nelle istituzioni ai vertici più alti, e che questo fenomeno nel corso degli anni è stato veramente sottovalutato. Adesso ci troviamo in una situazione dove da una parte il governo non manca mai di come possiamo dire, declarare i propri successi di lotta alla criminalità, quando invece ciò che emerge da queste inchieste è l'assoluta arretratezza proprio delle posizioni dello Stato su una situazione, per ciò che riguarda la criminalità organizzata, veramente grave, dimostrata ad ogni livello, soprattutto una situazione assolutamente trascurata nel corso degli anni, e che questo ha fatto in modo che le organizzazioni si infiltrassero sempre di più, si coprissero sempre di più, e resta sempre più difficile andare a bonificare queste fette di istituzioni che sono piegate da questa situazione. Ecco, adesso volevo parlarvi di una società, di un'iniziativa della nostra associazione, dell'Associazione Calabria Radicale, che ci è venuto in mente pochi giorni fa e la stiamo sviluppando. Tutto è venuto sull'onda della famosa discarica sull'Arenile di Nocera Terinese, che è poi lo spazio dove era nata questa discarica, ed era proprio sotto le nostre finestre. Allora lì abbiamo pensato chiaramente di fare un'iniziativa. Questa discarica è stata bonificata, però nelle more e nei contatti che abbiamo avuto anche con l'amministrazione comunale, chiaramente è emerso un altro. Questo si aggancia un po' a quel discorso, a quell'accusa che viene rivolta alcune volte ai radicali, vale a dire, non lo so, i radicali vengono accusati di fare politica alta, altissima, la pena di morte, la fame nel mondo, i tribunali penali internazionali, le mutilazioni genitali femminili, cioè cose veramente importantissime, però non si curano mai magari dei problemi del locale. Questo non è vero, perché proprio l'ossatura delle associazioni radicali sparse per l'Italia si occupano praticamente tutti i giorni e spessissimo invece di politica locale e di problemi locali. Noi su questo abbiamo un po' ragionato, e sull'onda di questa iniziativa che è andata a buon fine, perché poi la discarica siamo riusciti a farla bonificare, no? E il sindaco di Nocera Terinese ha emesso un'ordinanza, è venuta effettivamente una ditta, ha fatto il lavoro malissimo, c'è ancora dell'altro da fare, però perlomeno ciò che avevano raccolto dalla spiaggia, tutti quei rifiuti speciali e in parte pericolosi, sono stati rimossi e sono stati bonificati. Bene. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di attivare un nuovo nome a dominio, .it, e l'abbiamo chiamato amanoceraterinese.it, che è il nome del nostro comune, Nocera Terinese, il comune dove risiediamo e dove abbiamo l'associazione. Questo qui punta ad una determinata pagina del nostro sito internet, dove noi lì vogliamo raccogliere tutte quelle che possono essere le iniziative locali e che riguardano Nocera Terinese. Ad esempio, abbiamo in programma domani una cosa secondo me molto bella, che è quella di andare in giro per il paese per far conoscere a chi capiterà sul nostro sito la bellezza anche di questo comune, le potenzialità di questo comune. Allora, qui in circa 15 minuti di auto si riesce ad arrivare dalla spiaggia fino a circa 1100 metri di altitudine.
c'è un patrimonio boschivo che è assolutamente straordinario, c'è un mare che ha dei problemi ma è bellissimo, ci sono, è una delle poche zone in Calabria con delle spiagge lunghissime per cui di una potenzialità unica. E c'è un lungomare nuovo molto bello, dovrebbe essere un po' più lungo, però ha delle potenzialità veramente enormi. Ecco, allora, con questa iniziativa ama tutto ciò che vuoi, tutto quello che vuoi, noi vogliamo incoraggiare anche altre associazioni, altri cittadini a, da una parte, promuovere quanto c'è di bello e di positivo nelle realtà locali, dall'altra invece sollevare i problemi e senza fare sconto a nessuno pretendere che questi siano risolti. Noi abbiamo avuto un momento veramente di forte tensione con il sindaco, ce l'abbiamo tuttora un momento di forte tensione con il sindaco di una città terinese, perché rivolgiamo a lui prima di tutto l'accusa di non voler comunicare, anche perché il dialogo quando c'è è sempre positivo, però deve essere bidirezionale, quindi se io ti telefono mi telefoni, se io ti scrivo mi scrivi, cioè già alla base proprio della buona educazione dovrebbe esserci questo, no? Dovrebbe esserci a domanda si risponde, e si risponde anche in senso compiuto. E noi per ottenere delle risposte dal sindaco di Nocera Terenese abbiamo dovuto avvisarlo, non minacciarlo, ma avvisarlo che ci saremmo rivolti chiaramente agli organi superiori per quanto riguarda la bonifica della discarica, per cui al prefetto, alla capitaneria del porto, alla magistratura se è necessario. E allora qualcosa è stata fatta e si muove. E adesso un po' speriamo, abbiamo incontrato anche la grossa disponibilità del presidente del consiglio comunale di Nocera Terinese, che un po' ha fatto da mediatore, e adesso speriamo di poter allacciare con l'amministrazione comunale quello che è un dialogo bidirezionale fatto di reciproco rispetto e fatto soprattutto di collaborazione, perché i problemi sono veramente tanti in ambito locale, e paradossalmente non sono, ecco, in ambito locale i problemi sono anche più piccoli, se vogliamo, no? A parte le dovute eccezioni, lo so, prendiamo il problema ambientale di Crotone, Crotone ha ad esempio un'area industriale che è quella della Pertusola Sud che andrebbe bonificata, e lì ho un problema dove l'amministrazione locale non potrà mai farcela risolvere quel problema, però tutti gli altri dove la competenza è comunale è necessario che ci siano persone volenterose che si diano da fare, che li sollevino questi problemi. E quindi questo stiamo facendo, nella speranza che ci siano anche tante altre persone che vogliono attivare tanti siti internet, nomi a dominio, ama ciò che vuoi, no? Noi abbiamo aperto amanocerateranese.it, magari potrà aprirsi amalacalabria.it, amalatoscana.it, amafirenze.it, e allora lì operare con questo metodo. Il metodo del dialogo, il metodo della collaborazione, il metodo del mettere in risalto le cose positive e la buona amministrazione, il metodo di non fare sconti a nessuno, sollevare i problemi e soprattutto pretendere che questi siano risolti a costo anche delle classiche manifestazioni non violente che possono essere i sit-in, che possono essere le occupazioni simboliche ai quali noi già c'eravamo preparati, e che su ciò che faremo in futuro saremo sicuramente preparati a farle. E c'è un altro argomento che proprio nel quadro di questa iniziativa verrà attivato proprio nei prossimi giorni, cioè domani andremo in giro per le strade, per le colline, per i monti di Nocera Terinese, andremo sulla spiaggia, sul lungomare a prendere immagini di tutto ciò che è bello e interessante, e faremo un collage in un video, metteremo tutto su internet proprio per decantare e non per decantare, per esaltare la bellezza del luogo e le potenzialità di questo luogo. Successivamente però, e questo lo faremo nel giro di un paio di settimane credo, ci occuperemo di un gravissimo problema che affligge Nocera Terinese, che è il problema dell'amianto, la diffusione dell'amianto. Ecco, questa è una zona dove qua vicino c'è una cava, c'è l'aperto di amianto che è stata trovata, e sono stati bloccati anche i lavori di ammodernamento della 3
su un tratto proprio per la presenza dell'amianto, adesso ne parleremo più nel dettaglio, ma oltre a questo il paese soprattutto c'è una diffusione dell'Ethernet. L'Ethernet è quel materiale, quelle onduline di cemento con le quali fino a qualche anno fa, fino ad una decina di anni fa, si facevano le coperture delle case. E c'è veramente, qui è stato fatto veramente un uso sfrenato di questo materiale, e che quindi con il passare degli anni già una parte è ampiamente degradato e per cui aerodisperde fibre d'amianto sono pericolosissime. Dall'altra parte, più anni passano e più anni passano senza che questi materiali vengano bonificati, più il rischio dell'inquinamento e della contaminazione ambientale sarà più grave e quindi più alto sarà il rischio delle malattie amianto correlate, più nello specifico quello che è il carcinoma del polmone, il temuto mesotelioma pleurico oppure del peritoneo. Sono tumori assolutamente aggressivi, incurabili e che hanno un tasso di mortalità a 5 anni veramente altissimo, che raggiunge, supera il 90%. E per cui su questo aspetto noi vogliamo darci da fare. Abbiamo già sollevato il problema in occasione della nostra assemblea straordinaria tenuta a Falerna il 19 e 20 giugno scorso con una specifica relazione che ho curato io insieme al presidente di Calabria Radicale, Salvatore Moscato. Questa relazione si titolava Lacrime d'amianto e abbiamo diviso questa relazione su due parti. La prima parte, diciamo, più generica, per cui spiegare che cos'è l'amianto, come si smaltisce, qual è il rischio e il problema nello specifico, e poi dopo siamo andati invece nel particolare e abbiamo valutato proprio la situazione di Nocera Terinese, che è molto grave. È notizia proprio sui quotidiani locali di stamattina di un consigliere regionale eletto nella destra, adesso non ricordo la lista con la quale è stato eletto. Comunque si chiama Salvatore Magarò, che fra l'altro è di area socialista, e per il periodo quando era nata la rosa nel pugno lui è stato un rosa pugnista, e poi è passato praticamente più di là, è stato riconfermato come consigliere regionale e ha fatto proprio ieri una conferenza stampa dove ha annunciato il deposito di una legge regionale sull'amianto. Ci procureremo il testo, lo visioneremo e se noi saremo poi in grado di dare anche il nostro contributo lo faremo molto volentieri, perché in Calabria il problema dell'amianto è veramente grave, non c'è zona che non sia infestata soprattutto dall'Ethernet. Voi dovete immaginare che l'Ethernet in Italia è un problema talmente grave che se noi, non lo so, potessimo raccogliere in un colpo solo e concentrare solo in un posto, no? E tutte le lastre di Ethernet che ci sono in Italia, noi praticamente copriremmo una zona vasta, un quadrato vasto 50 km per 50 km, immaginate un po', alto ben 5 metri. Cioè, se potessimo raccogliere tutto l'Ethernet che c'è in Italia e metterlo in un posto, in un deposito, questo verrebbe fuori. Verrebbe fuori un deposito lungo 50 km da un lato, 50 km dall'altro, alto 5 metri. Pensate un po' quanti trilioni di fibre d'amianto, che sono fibre che ad occhio nudo non si vedono, e nei prossimi anni rischiano di aerodisperdersi in Italia. Fibre che poi, ecco, magari uno vive in una zona dove, magari vive in un quartiere di una città dove, in un quartiere nuovo dove l'amianto, l'Ethernet non c'è. Poi magari il quartiere vicino, che può anche essere il quartiere vicino, oppure il quartiere dal lato opposto magari della città, può essere un quartiere dove il problema dell'Ethernet c'è, magari diffuso, e le fibre d'amianto possono andare a contaminare anche il quartiere appena nato dove l'Ethernet non c'è, perché le fibre possono percorrere decine di chilometri. Non solo, è sufficiente, noi questa informazione l'abbiamo reperita da un manuale
che è difficile trovarlo nelle librerie, è un manuale scritto dal CNR che non si trova in libreria, bisogna ordinarlo direttamente da loro, e su questo manuale che parla proprio dell'Eternit, dell'amianto, come si trova in natura, come può essere smaltito. E allora qui c'è una parte che spiega che il problema dell'Eternit, anche quando è in buone condizioni, presenta un problema. Già l'effetto del dilavamento, no? Le piogge, e quindi gli agenti atmosferici, no? l'escursione termica, caldo freddo che c'è fra giorno e notte, cioè indebolisce inesorabilmente la matrice cementizia dell'Eternit, per cui da qui andranno sempre a staccarsi sempre di più, sempre più frequentemente fibre d'amianto, con l'effetto proprio di dilavamento delle piogge, soprattutto nelle zone dove queste non sono adeguatamente raccolte, creano poi dopo in alcune zone proprio degli accumuli di fibre d'amianto. Poi chiaramente l'ambiente si asciuga naturalmente con il sole e queste fibre poi dopo entrano nel circolo dell'aria, si aerodisperdono appunto. Quel che è grave su questo discorso qui è che ad esempio non esiste un esame clinico che possa dire se io ho incastrato in un alveolo polmonare piuttosto che nella pleura una fibra d'amianto, che dopo un certo numero di anni, X anni, possono essere 10, 15, ma anche 30, addirittura 40 anni, va a sviluppare il tumore. Ecco, non esiste un esame clinico attraverso il quale io posso andare in un posto e dire voglio verificare se io ho respirato e mi è rimasto dentro anche una sola fibra d'amianto. Ecco, l'unica cosa che può fare una persona che è stato esposto all'amianto oppure che vive in una zona dove c'è una larga diffusione di Eternit, oppure dove uno vive in una zona dove magari può esserci un capannone industriale in disuso con Eternit sbriciolato oppure nelle vicinanze di una discarica, è quello di mettersi sotto sorveglianza sanitaria. Mettersi sotto sorveglianza sanitaria significa che uno scopre se la fibra d'amianto l'aveva incastrata nel polmone piuttosto che nella pleura solo nel momento in cui sviluppa il tumore, e mettersi sotto sorveglianza sanitaria è una cosa buona da fare per chi è a rischio, poiché se riesce a scoprire lo sviluppo del tumore nelle prime fasi, allora ha alcune chance di guarigione oppure può allungare il proprio periodo di vita di diversità. Per il resto purtroppo questi restano i tumori più pericolosi, quelli più aggressivi e anche quelli con l'indice di mortalità più alta. Bene, adesso passiamo all'ultimo argomento di oggi, con il quale vi intratterrò per i prossimi 13-14 minuti, che è quello della Tresa-Reno-Reggio Calabria. Croce e delizia, perché, io direi croce su croce, perché delizia non ce ne sono. Noi come Associazione Calabria Radicale già da tempo ci stiamo occupando di Salerno e Reggio Calabria, e abbiamo già l'anno scorso, anzi è proprio stata la prima iniziativa che abbiamo messo in campo, e abbiamo elaborato un dossier, su questa autostrada che presenta dei gravissimi problemi. Non è soltanto il discorso dei lavori infiniti, delle manutenzioni infinite. Io vado subito al cuore della questione. Il cuore della questione è questo. Già quando la Salerno-Reggio Calabria fu costruita, i lavori durarono 10 anni, già all'epoca al sud dell'Italia, quindi alla Campania, alla Basilicata, alla Calabria, alla Sicilia, fu data una viabilità diversa rispetto al resto del paese. Perché? Perché la Salerno-Reggio Calabria fu concepita valutando i volumi di traffico e i volumi di arretratezza dell'epoca, parliamo di circa 60 anni fa, e quindi fu concepita un'autostrada a due corsie senza corsie d'emergenza, per cui quelle che oggi sono strade di grande comunicazione, delle superstrade. E ci si è accorti successivamente che era assolutamente insufficiente, che questa strada ha un percorso su un territorio difficile,
non più difficile di altri, eh? Parliamo, se per esempio facciamo un paragone, vogliamo fare un paragone sulla difficoltà di territorio, troviamo diciamo similitudine nel tratto che va da Firenze a Bologna, quindi il passaggio degli Appennini. Però dal punto di vista tecnico sormontabile. All'epoca fu regalata questa viabilità diversa al sud dell'Italia con questa autostrada a due corsie senza corsie di emergenza, rivelatasi insufficiente, in alcuni punti progettata male con curve molto strette, per cui è sempre stata un'autostrada pericolosa. È arrivata ad un certo punto la famosa legge obiettivo, inserisce l'A3 nel quadro degli ammodernamenti infrastrutturali del 2004 del governo Berlusconi, quando fece la famosa trasmissione da Bruno Vespa le lavagne, dove lui andava con questo pennarello a disegnare: faremo questo, faremo quell'altro, investiremo decine di miliardi di qua e decine di miliardi di là. E la legge obiettivo inserì fra i propri obiettivi, scusate il gioco di parole, proprio l'ammodernamento dell'autostrada 3 Salerno-Reggio Calabria. E che cosa accadde però? Accadde che le infiltrazioni mafiose hanno diciamo fatto un po' decadere tutto quanto quello che era la qualità del lavoro. E il problema di oggi, allora, una comunicazione di servizio, siccome io vedo sul mio computer che l'immagine si è bloccata, magari qualcuno sulla chat può darmi un aiuto per capire se la trasmissione sta andando avanti oppure si è bloccata. Quindi se qualcuno in chat mi sta sentendo e può dirmi se la trasmissione sta andando avanti, mi dà un aiuto, perché in questo momento io vedo l'immagine ferma. Anche la mia è bloccata, ecco, Claudio dice anche la mia è bloccata, l'immagine è ferma. Claudio, però la voce la senti? Vediamo se Claudio ci risponde. Io intanto vado avanti. E quindi dicevo, il problema della... Allora, ti sento ma l'immagine è ferma. Ok, va bene, comunque l'immagine è ferma, l'importante è che sentite l'audio, poi dopo dalla regia... Quando rientrerà Roberto, credo che metterà la cosa a posto. Quello che vi stavo dicendo, il problema della Salerno-Reggio Calabria oggi è questo. La strada, cioè tutti i tratti ammodernati della A3, sono praticamente dissestati. Che cosa voglio dire con questo? E non utilizzo un termine a caso. E poche settimane dopo che i lavori in un tratto vengono completati, il fondo stradale presenta una tale ondulazione che rende difficoltosa la guida, il traffico pesante, quindi il camion che transita, per capirci, avendo questo moto ondulatorio su un fondo che non è perfettamente piano, e ha poi dopo inevitabilmente degli spostamenti verso destra e verso sinistra, per cui per chi sorpassa diciamo è pericoloso, e poi dopo presenta in alcuni tratti deterioramenti proprio dal fondo stradale che sono assolutamente repentini. Non è un problema che riguarda l'ultimo strato di asfalto di questa autostrada, ma il problema riguarda la massicciata, cioè se il tratto che dopo poche settimane si dissesta viene poi dopo scorticato dalla parte superficiale e viene rifatto il manto stradale, passano poche settimane ed è di nuovo nelle stesse condizioni. Questa è una caratteristica sia del tratto campano, ma in particolar modo del tratto calabrese. Quindi anche in questo caso l'ammodernamento della 3, che sta andando avanti da 10 anni, avrà come risultato finale quello che, finito i lavori, dovremmo rifarla da capo. Noi questo qui l'abbiamo denunciato, anzi la settimana scorsa vi dicevo in chiusura di trasmissione che oggi avrei annunciato, voglio dire, una piccola sorpresa, una particolarità. Allora, noi abbiamo
preparato questo dossier sulla Salerno-Reggio, questo che ho appena spiegato è soltanto uno degli 8 punti divisi in 3 macro aree che sono i punti critici dell'ammodernamento della 3. Abbiamo denunciato e inserito in questo dossier il comportamento dell'ANAS, a nostro giudizio omissivo, su tutti i tratti dove praticamente in attesa di ammodernamento, no? Cioè l'ANAS ha fatto una specie di ragionamento tipo: io qui ho un tratto dove ancora non sono arrivato alla progettazione esecutiva, per cui anche se ci vorranno poi dopo anni fino a quando finisco la progettazione esecutiva, vado in gara d'appalto, i lavori e questo vengono poi dopo eseguiti, e pur sapendo che ci vogliono anni, la manutenzione è stata ridotta al minimo. Sicché noi abbiamo tratti della Salerno-Reggio Calabria che cadono, ed è circa un terzo del tracciato, che cade sul vecchio tracciato che è quasi in abbandono, con scarsa manutenzione. Poi abbiamo un terzo del tracciato che è ammodernato, poco più di un terzo, la metà possiamo dire del tracciato, se consideriamo l'intero tratto da Salerno fino a Reggio, è un terzo se parliamo solo del tratto calabrese, che è ammodernato ma presenta il problema di dissesto che dicevo prima, è un grosso problema alla massicciata. E poi abbiamo l'ultimo terzo del tratto calabrese che è in fase di ammodernamento, quindi con grossissimi disagi alla viabilità, cantieri aperti e in più con scarsa manutenzione, proprio lì dove ce ne vorrebbe il doppio, perché su un'unica carreggiata a doppio senso di circolazione insiste tutto il traffico, quindi è chiaro che io dovrei come ente andare lì a verificare e a fare più manutenzione di quella che addirittura dovrei fare su un tratto regolarmente in esercizio. Questi in realtà sono i problemi. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo presentato degli esposti alle procure della Repubblica competenti per territorio da Salerno fino a Reggio Calabria, quindi abbiamo depositato questo nostro dossier a tutte le procure della Repubblica. Cosenza ha aperto un'inchiesta, è stata anche abbastanza veloce e ha riscontrato alcuni piccoli problemi, ha interrogato un ingegnere, ha fatto delle indagini assolutamente minime su un tratto comunque gravato da altre indagini. Ricordiamoci che ad Altilia, per esempio, in provincia di Cosenza, a gennaio del 2009 c'è stata una frana che ha investito in un furgoncino contenendo delle persone, due persone hanno perso la vita, per esempio. E comunque la procura di Cosenza cosa ha fatto? Ha chiesto l'archiviazione di questo procedimento, però stranamente un'archiviazione particolare, perché noi abbiamo fatto opposizione a questa richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero e abbiamo prodotto ulteriore documentazione e soprattutto anche una tabella con dati Istat, per cui non dati elaborati da noi ma elaborati da un autorevole istituto, il quale afferma, cioè abbiamo tirato fuori i dati dell'incidentalità in Italia, cioè i tassi di incidentalità in Italia su tutte le strade, cioè abbiamo preso dall'Istat il dato di quanti incidenti stradali accadono in Italia, divisi poi a loro volta per tipologia, quanti ne avvengono sulle autostrade, quanti ne avvengono sulle strade statali, sulle provinciali, sulle comunali, eccetera eccetera, con morti, feriti e via discorrendo. Cosa è emerso dall'analisi di questa mole di dati abbastanza grande? È emersa che l'autostrada 3 è l'autostrada più pericolosa d'Italia, e un motivo ci sarà. Ecco perché anche la richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero di Cosenza ci sembra superficiale e noi a questo ci siamo opposti. Andiamo a vedere, diciamo, proprio il dato specifico di questa di questo problema, di questo tasso anomalo di incidentalità. Se in Italia accadono 100 incidenti stradali, circa 5,5 accadono sulle autostrade, quindi il 5,5% del totale degli incidenti stradali accade sulla rete autostradale, da nord a sud. Poi però ci sono delle variazioni da regione a regione, chiaramente. Allora io vado a vedere il totale degli incidenti stradali
che accadono in Calabria, vado a vedere la percentuale di questi incidenti stradali che accade sull'unica autostrada che c'è su questo territorio, e il dato è praticamente doppio, è replicato negli ultimi anni, almeno negli ultimi 5 anni, quindi questo ha un significato, anche se il tasso di incidentalità negli ultimi anni sta diminuendo. Poi qui c'è anche un problema che ci sollevava una nostra compagna, si chiama Laura Raffaelli, che ha scoperto, diciamo, alcune anomalie anche nei dati di rilevazione degli incidenti stradali e soprattutto dei morti, però questo è un argomento adesso che poi affronteremo in un'altra occasione, perché il tempo si è quasi esaurito e da un momento all'altro sicuramente rivedrete Roberto Mancuso che ci stava seguendo da solo. Io sentivo dei rumori, stavo preparando il prossimo collegamento, i rumori li sentivi solo te, spero. no, ma erano dei frusci proprio. Sì, lo so, stavo preparando il collegamento, il prossimo collegamento. Intanto, come certo. Sempre, ricordo che non ho avuto modo di seguire per motivi di alimentazione la trasmissione di Marco Marchese, ma non mancherò di seguirla on demand sul sito www.tvradicale.it. Assolutamente. Io concludo, diciamo, questa puntata di oggi con questo dato, con l'epilogo del nostro esposto alla Procura della Repubblica di Cosenza, che ha aperto un'inchiesta sulla 3. Ecco, stavo spiegando appunto, negli ultimi anni il tasso generale dell'incidentalità è diminuito. Ciò che non è diminuito è il tasso e la percentuale degli incidenti stradali che avvengono sulla Salerno-Reggio Calabria, che sono sempre costantemente esattamente il doppio rispetto al resto del paese. Quindi, se nel resto del paese mediamente su 100 incidenti stradali 5,5 avvengono sulla rete autostradale, in Calabria questo tasso è l'11%. Quindi noi siamo in presenza dell'infrastruttura autostradale più pericolosa d'Italia. Abbiamo fatto questi esposti, l'unica indagine di cui ci abbiamo notizia è quella aperta dalla Procura di Cosenza con richiesta di archiviazione. Abbiamo fatto opposizione a questa richiesta di archiviazione e ci siamo presentati anche per argomentare questa nostra richiesta davanti al GIP nel corso di un'udienza. Allora, è accaduto lì in tribunale che dopo alcune ore di trattazione di tutte quante altre cause, la nostra era rimasta, diciamo, per ultimo, perché era una semplice richiesta di opposizione ad un'archiviazione. Imbarazzo generale da parte del giudice, perché apre il fascicolo e si accorge che conteneva quasi nessun documento dell'indagine che riguardava, voglio dire, l'autostrada, e c'erano dei documenti di un altro fascicolo. Allora ha fatto un'altra cosa, ha fatto, diciamo, un rinvio al GIP, perché vabbè, richiederò il fascicolo giusto, si è scusato, un disguido, quelle carte, insomma, qualcosa non ha funzionato e quindi in questo fascicolo ci sono le carte di un altro procedimento. Rinviamo di 15 giorni, faccio un rinvio a breve, allora io mi ripresento puntualmente dopo 15 giorni di nuovo in udienza GIP per la trattazione di questo caso, e l'imbarazzo era ancora maggiore, perché è venuto fuori che le carte del nostro fascicolo dovevano essere trattate da questo GIP, che però sono finite ad un altro GIP che, non avendo avuto chiaramente la documentazione della nostra opposizione, ha archiviato. Pazzesco. Ma al contempo il fascicolo del GIP che doveva trattare ce l'ha ancora aperto. E allora lì imbarazzo ancora maggiore, dice, beh, ora dobbiamo vedere cosa fare. Poi io ho detto, scusi, lei sicuramente poi se ne dovrà occupare, mi faccia argomentare se mi dà questa possibilità. Quindi ho avuto anche la possibilità di argomentare la nostra opposizione. Allora, alla fine dell'udienza, chiaramente il giudice, che è il giudice Branda, il GIP Branda di Cosenza, si è, diciamo, riservato una decisione che doveva avvenire nel giro di una settimana, è passato circa un mese e mezzo, adesso c'è, diciamo, il periodo di vuoto, di vacatio giudiziaria, e quindi non lo so se il giudice si prenderà la briga di andare poi a fare un dispositivo su questa cosa qua, ma noi... da buon radicali state sicuri e tranquilli che a settembre saremo lì a bussare alla porta della cancelleria GIP del Tribunale di Cosenza per sapere come avranno loro preparato questa cosa.
E in base a questa decisione poi decideremo anche il defarsi, perché già solo il fatto che l'autostrada 3 da molti anni è l'autostrada più pericolosa d'Italia già la dice lunga su che cosa? A, sulle manutenzioni, B, sulle condizioni della struttura in tutte le sue articolazioni. Allora, se Roberto è d'accordo, sì, io la trasmissione la chiuderei qui. Se Roberto ha delle domande da fare, ti faccio i complimenti, Marco. Purtroppo abbiamo sforato di 3 minuti, quindi non ho, diciamo, conservo le mie domande per la prossima trasmissione. Ti faccio nuovamente i complimenti perché riesci a condurre perfettamente anche da solo, ed è difficile da solo condurre un'intera per più di 45 minuti per come hai fatto te, quindi mi sa che sta arrivando il tempo in cui anche nella postazione calabrese si avvierà una regia conduzione direttamente da lì, quindi non credi che si stia avvicinando questo tempo? Si sta avvicinando, può arrivare tranquillamente, anche perché qui siamo disponibili, anzi a breve incomincerete pure a vedere non soltanto il faccione di Marco Marchese, ma incomincerete a vedere anche i visi degli altri iscritti all'Associazione Calabria Radicale. Perfetto, Marco, noi ti ringraziamo. Magari uno di questi giorni riusciamo a portare pure il sindaco qua, chi lo sa? Magari, ma speriamo. Marco, noi ti ringraziamo veramente per la tua disponibilità, ti diamo un appuntamento, come lo diamo a tutti i nostri web spettatori per Qui Calabria, a domenica prossima, sempre alle 13.30. Salutiamo Marco Marchese. Grazie, un saluto a tutti. Salutiamo Marco Marchese e proviamo a collegarci con Andrea Granata, che è il segretario dell'associazione.